Sì, no, diciamo che io ho un grandissimo rapporto con questa società, con la famiglia D'Agostino. Chiaramente stiamo parlando, però insomma, ora è il momento di parlare più dei protagonisti assoluti di questo momento, che sono i calciatori, piuttosto che del mio contratto. Detto questo, insomma, stiamo discutendo con la società e visto il rapporto che ho con il presidente, penso che insomma possa avere anche buon fine, però ne parleremo più avanti. Sì, chiaramente da quando siamo rientrati dalle feste natalizie abbiamo affrontato anche squadre estremamente importanti come il Teramo, come il Catania, la stessa Ternana. La squadra ha sempre fatto delle ottime prestazioni, poi chiaramente battendo questi tipi di squadre come Catania e come contro il Teramo, chiaramente la squadra aumenta l'autostima, aumenta la consapevolezza nelle cose in cui facciamo, e tutto questo genera grande entusiasmo ed è più facile poi fare le cose. Noi però non dobbiamo dimenticare mai il momento che abbiamo passato, dove eravamo, perché nel momento in cui dimentichi dove eri, rischi poi di ricaderci nuovamente. Invece noi sappiamo che nel nostro percorso iniziato tanti mesi fa abbiamo sbagliato tantissimo e da quegli errori però abbiamo sempre imparato e ha fatto sì che ora in questo momento ci ha portato fuori da una situazione complicata. E penso che questo va dato atto ai giocatori, alla squadra che sono migliorati nelle difficoltà, superando queste difficoltà. Chiaramente la partita di domenica per noi è stata sicuramente una partita importante, sia in relazione della qualità dell'avversario e come vi ho detto nel post-gara è stato un po' il termometro della nostra crescita, perché se uno la mette a paragone con la partita d'andata e la rivede la squadra dopo qualche mese, si nota a occhio nudo la crescita e l'evoluzione che hanno avuto ogni singolo calciatore e di conseguenza anche la squadra. E soprattutto in chiave classifica ci ha permesso di allungare e di essere ancora più vicino a quello che è il nostro obiettivo, che deve essere nella nostra testa stampato ben chiaro, perché noi l'obiettivo d'inizio stagione era quello di salvarci il prima possibile, una salvezza tranquilla. Quindi chiaramente quei 3 punti contro una squadra molto forte ci ha avvicinato al nostro obiettivo. Detto questo, me l'avete sentito dire anche già dalla prima giornata di campionato, il nostro obiettivo è sempre la domenica successiva, la partita successiva, e dobbiamo guardare ogni singola partita una alla volta per prepararla al meglio e per cercare sempre di fare prestazione positiva e di strappare un risultato positivo contro chiunque. Ma io quello che chiedo da sempre alla squadra e a ogni singolo calciatore è quello di cercare sempre di fare una partita da protagonisti. A me, io non vedo tanta differenza per il mio modo di pensare, di giocare in trasferta o giocare in casa, con tutte le difficoltà e magari i vantaggi del caso. Ma la nostra identità, la nostra mentalità deve essere chiara, è quella di andare alla ricerca sempre del massimo della nostra prestazione, per poi al 90° guardare il risultato finale senza avere nessun tipo di rimpianto. Quindi noi abbiamo preparato la partita andando domani a fare una partita positiva, cercando di strappare un risultato su un campo difficilissimo contro una squadra costruita per la Serie B, con una rosa profondissima, con giocatori di grandissima qualità e di grande esperienza, perché mi sa per età media la squadra più vecchia della Serie C, quindi sono giocatori espertissimi, sappiamo che ci sarà per lunghi tratti della partita dove ci sarà da soffrire. E non dobbiamo commettere l'errore che abbiamo commesso a Terni, dove a un certo punto abbiamo smesso di giocare e ci siamo lasciati troppo andare a quelle che erano le qualità della Ternana, ed è un errore imperdonabile, cosa che però con il Teramo non è successo. Sì. Io chiaramente la totalità della rosa in questo calendario sarà determinante, poi le valutazioni le faccio in base alla strategia di gara che vogliamo noi attuare in relazione all'avversario di turno e poi a come sono le condizioni fisiche e quanto i ragazzi hanno recuperato. Sicuramente qualche cambio
fisiologico ci sarà, perché ci sono dei calciatori che hanno speso tantissimo nell'ultima partita, con dei parametri di intensità e di volume di corsa veramente importanti, che quindi sarebbero anche magari a rischio infortunio, cosa che non ce lo possiamo permettere, anche perché ora finalmente stiamo bene, abbiamo un numero che ci permette di poter ruotare i calciatori, di poter gestire il minutaggio, e quindi non vogliamo più incorrere in quelle difficoltà che abbiamo avuto all'inizio stagione. No, chiaramente ci avvantaggia a noi dello staff, perché magari i ragazzi hanno più coraggio, più personalità, meno paura di sbagliare, che poi sono componente fondamentale quando sei dentro il campo. C'è l'ansia della partita, del risultato, la pressione dell'avversario, dove devi essere, come cosa più importante, coraggioso e avere una personalità dove il pallone non scotta. E questo chiaramente, se riesci a mettere la squadra in una determinata posizione di classifica dove puoi giocare più tranquillo, i ragazzi sono più spronati a farlo con più continuità e con più tranquillità.